solito si dice che le abitudini sono dure a morire. E io in questo anno e mezzo di esperienza lo confermo. Quando in alcuni quartieri di Roma, non in tutti, c'è ancora arrivata la differenziata, so di persone che prendevano la spazzatura, se la mettevano nella macchina e la distribuivano nel quartiere dove l'impatto ambientale non era stato suddiviso in categorie. E questo era il loro modo di fare la differenziata, differenziavano il quartiere. E quindi è veramente faticoso, quando si hanno delle abitudini, cambiarle. Allora, la cosa che stiamo cercando di fare noi di Food on the Road è quella di non farli sentire questa fatica, ma di farla noi per loro, però di farli abituare al concetto di bello, di buono, di etico, di sapere di fare qualcosa di buono veramente al loro posto. Quindi siamo noi che ci occupiamo di dargli un packaging compostabile, siamo noi che ci occupiamo di dargli un cibo di qualità, siamo noi che glielo consegniamo, siamo noi che compensiamo le CO2, siamo noi che facciamo tutte quelle azioni, siamo noi che ritiriamo il vetro quando consegniamo bibite in vetro, siamo noi che non consegniamo l'acqua perché abbiamo scelto di fare una battaglia sull'acqua e quindi di perdere una parte di fatturato a vantaggio dell'ambiente, siamo noi che ci occupiamo per loro di fare delle cose che a loro ancora non hanno come abitudini, però nel frattempo gliele indichiamo, gliele sezioniamo, gli facciamo vedere che c'è una strada e forse più volentieri se ne prenderanno carico piano piano. E questo, voglio dire, è uno degli obiettivi di Food on the Road, di rendere anche tutto quello che è una vecchia abitudine un po' malsana, abbiamo scoperto negli anni, e farla diventare piano piano un'abitudine sana, ma principalmente che sappia di buono, che ci faccia star bene, che ci faccia essere felici. Siamo contenti che Made in Congress stia ponendo enfasi e attenzione a questo aspetto, perché pensiamo che innanzitutto sia responsabilità e ruolo degli operatori del settore quello di essere informati, di sapere che esistono oggi delle alternative, che si possono fare le cose in maniera diversa. E credo che fare divulgazione da questo punto di vista sia un primo passo necessario per portare l'Italia al livello di altri paesi europei e non solo europei. Quindi andate avanti così, perché è un'ottima iniziativa e mi raccomando, attenti all'ambiente. E un saluto da parte di Food on the Road a Made in Congress.